Ciao amici di Italia Top Games, allora lo sapete, Konami ha annunciato PES 2021, ma come suo solito Konami ha bisogno di un processo ermeneutico di traduzione dei comunicati e tutto quanto. Io in questi giorni ho fatto vari filmati, ma oggi per parlare di bonus veterani e di Club Edition ho chiesto l'aiuto a uno dei massimi conoscitori del mondo di PES, Rudy Salerno. Ciao Rudy! Ciao Fabrizio, ciao utenti di Press Italia. Dimmi. Allora, Rudy, lo conoscerete quasi tutti, è un noto appassionato. Quest'anno ha giocato con la Cremonese il campionato ufficiale di Serie B e quindi, come dire, più di lui davvero non sapevo a chi rivolgermi per, appunto, per questi dubbi che in tanti mi avete chiesto, sia sotto i filmati di YouTube che su Messenger di Facebook. E allora vediamo di radare i dubbi che ci sono, sperando che Rudy ci possa aiutare in tutto. Allora, cominciamo dai bonus veterani. Ce ne saranno di due tipi, giusto, Rudy? Esatto, sono quelli delle icone leggende che abbiamo acquistato che abbiamo acquisito in PES 2020. In base al numero di leggende che noi abbiamo, leggende barra icon, abbiamo diversi bonus. Da 1 a 3 giocatori abbiamo una leggenda icon in PES 2021. Se abbiamo da 4 a 6 giocatori in PES 2020, ne avremo 2 in PES 2021. Se ne abbiamo da 7 a 9 giocatori, ne avremo 3. Da 10-12 giocatori avremo ben 4 icon, e se abbiamo più di 13 giocatori, che ce li ho io per fortuna con la gente che daranno lunedì il regalo delle leggende, avremo ben 5 icon per PES 2021. E c'è una lista presente sul sito che sono tutti giocatori di farm internazionale, da Del Piero a Gullit, a Carlos, a Virane, a Teto Rummenigge, Van Basten, Iniesta, e c'è anche Nakata, forse l'unico che sta lì in mezzo un pochino defilato a livello della sua carriera. Ci sarà pure anche Pippo Inzaghi, Torres, Rijkaard e via dicendo. Sono Sì. abbastanza forti. Poi tanti sperano nel Medianoviera, che può essere pescato. Poi l'altro bonus riguarda le partite giocate in Match Day. In base alle partite giocate in Match Day parla di un bonus di future player, però non c'è una lista di questi giocatori qua. Se tu hai giocato da 5 a 29 partite in Match Day quest'anno, ne avrai uno. Se hai giocato da 30 a 99 partite, ne avrai due. Se hai giocato più di 100 partite, ne avrai tre. E in più ci sarà un ulteriore icon moment in base al gioco, se hai giocato a PES 2020 o PES 2019. Questi due bonus però non sono accumulabili, nel senso che se tu hai giocato a PES 2020 ne avrai un'icona, ma se uno ha saltato l'edizione di PES 2020 ma ha giocato nel 19, riceverà un'altra icon. Ma non due, Tutto. una sola. Ok, Esatto, una sola, esatto, Maurizio. quindi Questo è il comunicato Konami. ricapitolando, abbiamo un agente icona in regalo a seconda di quante leggende icone abbiamo quest'anno, e questa lista è già disponibile, l'ho pubblicata anche sul blog di PES Italia, e fino a Ok, qui, esatto. e questo è perfetto. Poi, a seconda del match day, di quante partite abbiamo giocato in match day, ci sarà un agente che darà giocatori in evidenza, ma di cui Konami ha detto che la lista uscirà ad agosto, nei primi giorni di agosto, ma primi giorni con Konami potrebbe essere anche il 14. Ed infine c'è questo bonus che onestamente io mi ero perso, ne sarà solo uno di agente, sia che abbiamo giocato solo a PES 2020, sia che abbiamo giocato a PES 2019, o tutte e due, giusto? Sì, esatto, questo dice il comunicato Konami. Poi Perfetto. ovviamente si tiene sempre in preavviso che il contenuto dei bonus possa essere cancellato. Questo Konami lo fa sempre in qualsiasi tipo di comunicato. Sì, però nel 99 non è successo mai, se non mi sbaglio, di No, non si qualche. sa mai che cambiano idea o eccetera. Quindi stiamo sempre un po' allerta, però questo Ok. dice il comunicato Konami. Ok, bene, bonus veterani sistemati. Adesso parliamo delle Club Edition, perché qui veramente ho avuto grosse difficoltà anche io a rispondere, perché c'erano tanti dubbi. Allora, la prima domanda che ti faccio è proprio sull'essenza di queste Club Edition. Cioè, io ti chiedo, prendo l'edizione Juve, prendo l'edizione Barcellona, una delle quattro al momento annunciate,
Sono C'è. 5, mi correggo Fabrizio. Oddio, scusami, che mi sto dimenticando. Barcellona, Juve, Bayern Monaco, Arsenal e E Manchester United. Manchester United, vero, verissimo. Perfetto, grazie. Grazie Rudy. Allora, prendo una di queste 5. Diciamo, prendo il Manchester United, ok? Ci sono delle limitazioni dopo per my club, ovvero io questi giocatori li posso mischiare con altri oppure questi saranno una delle mie squadre e dovrò farne un'altra da zero? Insomma, spero che hai capito la domanda. Ok, sì. Allora, quest'anno tu potevi acquistare i pacchetti dei vari club, come le due licenze che abbiamo preso come Milan e Inter, e vabbè, Juventus, Bayern e Manchester United e Barcellona. Tu acquistavi il pacchetto che costava 5 euro, se non erro, sì, 5 euro. Tu avevi la squadra della Juventus da poter giocare in My Club. Tu non potevi fare nessun tipo di cambio a livello di rosa, tu non potevi mettere, ad esempio, Ronaldo in forma. Cambiando con Ronaldo normale, ma utilizzavi proprio la Juventus di base che c'è nel gioco, nella modalità esibizione, ad esempio. E tu giocavi a MyClub, solo che questa squadra non ti dava nessun tipo di beneficio, non ti dava né GP né niente, non hai nemmeno problemi di contratti. Io penso che questo pacchetto qui sarà lo stesso in questo 2021. Se io acquisto il Manchester United, io avrò la rosa del Manchester United che posso utilizzare nel My Club, ma non ho nessun tipo di beneficio. Infatti, nello screen che c'è nel comunicato ufficiale Konami, che ci sono anche i valori dei giocatori aggiornati, ci sono dei valori aggiornati, il total cost della squadra non c'è, è proprio nullo. Quindi io penso che sia la stessa cosa di questo 2020. Tu acquisti il pacchetto e tu utilizzi solo la squadra in modalità My Club. E poi dopo però posso fare un'altra nuova squadra in My Club per dirti, non può, non, Sì, sicuramente puoi fare una nuova squadra con i giocatori che peschi. Però Esatto, non posso utilizzare quelli del pacchetto base sostanzialmente, mi stai dicendo. Ok. e se tu acquisti una versione avrai un Income Moment già affermata come nel Manchester United abbiamo Beckham, nel Barcellona, Messi. aspetta, Messi, ok, esatto, nel Bayern Monaco abbiamo Oliver Kahn, che è l'unica leggenda che non si può prendere nell'Econ Moment di pacchetto regalo dei veterani. Invece nell'Arsenal abbiamo Bergkamp, che tu lo puoi pescare nel bonus veterani, e nel Manchester United abbiamo Beckham. E nella Juve Cristiano Ronaldo. Esatto. Poi Ma abbiamo i vari bonus delle monete, i sì, premi agent quelli e sono chiari. Ma ti chiedo pure allora, l'Icon Moment Cristiano Ronaldo per dire, io mi prendo il pacchetto Juve. Ho l'Icon Esatto. Moment, mi costruisco una nuova squadra. L'Icon Moment Cristiano Ronaldo lo potrò mettere nella squadra secondo te? Io credo di sì, se no non avrebbe molto senso. Certo, Sinceramente sì. però ecco, vedo che anche tu hai qualche dubbio e come al solito Konami ha difficoltà a essere. Proprio sì, perché se no non avrebbe senso il tale bonus. Certo, sono d'accordo. E l'ultima domanda che mi è stata fatta, e te la giro a te, ma io posso comprare sia l'edizione Juve, sia l'edizione Barcellona e avere gli Iconic Moment Messi e Cristiano Ronaldo a disposizione, mi si sommano? Avrò le due squadre disponibili di. È una bella domanda questa, Fabrizio. Partiamo dal presupposto che su PES 2020, se tu avevi la Standard Edition, potevi acquistare anche la Legend con i vari bonus. Io penso che sia più o meno la stessa cosa, nel senso, se io acquisto l'edizione Juventus, mi dovrebbe far acquistare anche l'edizione Barcellona, tu dovresti sommare i vari bonus che tu avrai. Diamo un punto di domanda, perché è lì è da testare proprio in modo reale. Non posso sbilanciare che c'è un certo prezzo meno. Se non fa acquistare un altro pacchetto, sicuramente no. Però se Certo. va a acquistare il secondo pacchetto, penso che i bonus dovresti riceverli, un po' come è successo nelle edizioni precedenti con la Standard Edition e la Legend Edition. Infatti, molti utenti che hanno acquistato la Standard Edition, quando calava il prezzo della Legend, acquistavano la Legend cercando la leggenda, prendendo la leggenda assicurata. Certo. Bene, io ringrazio Rudy che ci ha dato molte informazioni, ma purtroppo qualche punto di domanda anche lui lo ha perché, come al solito, Konami
non è chiarissima. Vi do anche un'altra notizia. Per il momento, visto che ieri abbiamo parlato del prezzo di PES 2021 e tutto quanto, sto vedendo in giro che la versione fisica, confermata, confermatissima, costa leggermente di più. Non sappiamo se si tratti di un errore, temporaneo. O se veramente la versione fisica costerà di più, sarebbe una cosa stranissima perché solitamente le due versioni costano uguali, sia digital che retail. I prezzi di listino almeno partono insieme. In questo momento la versione fisica costa tra i 5 e i 15, 10, diciamo 10-12 euro in più. Non sappiamo bene il perché, ci sembra una cosa sbagliata da parte di Konami, anche perché ci sono tanti collezionisti che amano appunto la versione retail. Cercheremo di aggiornarvi al riguardo. Per il momento questa è la situazione. Rudy, io ti ringrazio. Vuoi aggiungere altro o ci siamo? No, no, io siamo attualmente su questo 2021, abbiamo questa informazione. Uscirà il 15 settembre, lo ricordiamo, e per il resto non aggiungerei nulla. Se volete vincere qualcosa con l'Udinese, abbiamo il torneo Udinese organizzato da me, con i top player, lunedì. E lascio il link al torneo nella descrizione del video, così chi Perfetto. vuole può raggiungerlo. Grazie Rudy, alla prossima. Ok, perfetto. Grazie a tutti. Ciao Fabrizio, ciao utenti di Pressing Italia. Ciao.